Voltiamo pagina. Il 2012 si conferma un anno davvero particolare per la promozione del territorio lucano. Dopo il presepe in piazza San Pietro e la mostra sulle tradizioni della Basilicata, ora arrivano anche i prodotti del territorio in una delle piazze più importanti della capitale. I particolari da Luigi Di Lauro. Lo sa da dove arrivano questi prodotti? Dalla Basilicata, una regione bellissima, secondo me ancora poco conosciuta. Una terra che però adesso prova a proporsi al resto d'Italia. Beh, con questa vetrina su Roma sicuramente sarà conosciuta ancora di più e soprattutto una grossa occasione per assaggiare questi prodotti tipici, no? Ma sono buoni questi prodotti? Ottimi. Una terra apprezzata nel mondo che comincia a far conoscere sapori, arte, paesaggi e tradizioni e che grazie all'iniziativa del GAL, la cittadella del sapere, arriva nel cuore di Roma. Capita così che la musica delle zampogne del Pollino risuoni in una piazza Navona vestita a festa per il Natale, raccontando la Basilicata con la sua storia e le sue tradizioni. Un progetto di promozione, quello del gruppo di azione locale, la cittadella del sapere, che si interseca con le iniziative sulla promozione della Basilicata volute dall'APT regionale. Noi stiamo inaugurando questa vetrina dei prodotti tipici. Grazie a questi prodotti tipici che hanno una grande caratteristica e quella della genuinità, noi li vogliamo far conoscere il nostro territorio. Già quest'anno questi prodotti ce li hanno richiesti in tutte le manifestazioni più importanti, dal Festival di Venezia all'Assemblea dei Giovani di Convindustria al Festival di Roma. E oggi noi siamo presenti qui con questa vetrina che vorremmo, una vetrina permanente che rimarrà, mi auguro, per i prossimi anni e che a breve diventerà anche un info point per la promozione dell'area sud e a seguire stiamo mettendo in rete un po' tutti gli operatori per far sì che anche in questo piccolo locale di 20 metri quadrati dove ci sono questi prodotti tipici si possano effettuare delle prenotazioni per visitare tutta l'area sud. La politica dei piccoli passi alla fine vi ha portato nel cuore di Roma. Sì, devo dire grazie ai gruppi di azione locale, all'operatività dei nostri produttori, dei nostri abili, le nostre espressioni migliori, insomma. Qui siamo in un luogo importante a Piazza Navona, siamo in un luogo che consentirà finalmente di gustare il meglio della Basilicata. Credo che sia questa la strada anche perché noi siamo per produzioni di nicchie, non abbiamo le produzioni per la grande distribuzione, quindi solo luoghi di questa natura possono essere più adatti per poter proporre la nostra offerta enogastronomica e ritengo anche che risponda al desiderio di genuinità e di autenticità che oggi chiede il consumatore.